Come si forma il gerundio? Prendiamo il paradigma di un verbo della prima coniugazione, amo, amare. Dal paradigma prendo l'infinito presente, tolgo la desinenza re e ottengo il tema del presente, nel nostro caso ama. A questo aggiungo il suffisso nd e le desinenze della seconda declinazione. Avrò quindi al genitivo amandi di amare, al dativo con valore finale amando a amare, l'accusativo amandum preceduto sempre da ad, ad amandum, ad amare per amare, e l'ablativo con valore strumentale amando con l'amare. Applicherò lo stesso procedimento per i verbi delle altre coniugazioni. Consideriamo per esempio video, vides, vidi, visum, videre. Dal tema del presente con l'aggiunta del suffisso nd e delle desinenze della seconda declinazione otteniamo al genitivo videndi di vedere, al dativo videndo a vedere, all'accusativo videndum ad videndum a vedere per vedere, all'ablativo con valore strumentale videndo con vedere.